Buongiorno e buon lunedì e buon inizio del weekly vlog. Oggi mi sono fatta le cornine. Adesso stiamo andando con la mamma praticamente a fare... deve cambiare gestore. Che tra l'altro oggi andrei a casa, me l'ho dimenticata. Però non vuole venire con noi e allora siamo andate io e la mamma. Mi fa anche fatica a respirare talmente siamo imbacuccate. Anche io poi non sono neanche abituata... a parlare? No, a stare tutta così imbacuccata. Io amo la roba fresca, non la roba che mi... voltata anche la macchina. Tipo cambia marcia. Sì, in effetti sta iniziando a bollire. Fa caldo. Cosa stai facendo? Cosa hai fatto fino adesso? Abbiamo dormito. Hai dormito? No, abbiamo. Anche tu hai dormito. Io dormivo già. Io in realtà sono tornata a casa, ti ho visto dormire. E quindi poi mi hai fatto venire sonno. E che cosa che hai appena detto quando ti sei alzata? Che mi devi dare la pillola. No, non potevamo dormire fino a domani mattina. Che senso ha? Che cioè, tanto dobbiamo svegliarci e mangiare e accumulare grasso. Dobbiamo mangiare le costine con la salsa barbecue. E ancora patatine. Dobbiamo accumulare grasso per niente. Non mangiavamo, dormivamo fino a domani mattina. Tu ti svegliavi per andare al lavoro riposato, io pure. Ma stiamo accumulando il grasso per l'inverno. Facciamo. Senti, lo sai che la mattina non mi devi parlare? Non è mattina, un'inquadratura alle costine in salsa barbecue. Buongiorno, oggi è un giorno tristissimo, perché non sono il massimo della forma, però diciamo che devo portare gli animali dal veterinario, perché Freya sta continuando a darci gravi problemi. Sta continuando a far pipì in giro, quindi oggi portiamo Freya dal veterinario per cercare di capire come mai sta male, perché è veramente adesso un anno che è stata sterilizzata, ma io ho sempre visto che va in calore lo stesso e fa pipì praticamente negli stessi punti e a volte anche in punti nuovi quando c'è un odore che non gli piace. E quindi niente, adesso la portiamo da quest'altro veterinario che mi ha consigliato la Roby. Oggi sono vestita veramente da nonna, da nonnina, ma non sto bene, cioè, ho l'umore a terra. Non so se vi capitano queste giornate dove non c'è niente che mi fa sorridere veramente. Sono veramente giù di morale, davvero. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo giorno. Ieri non ho ripreso praticamente più niente perché siamo tornati dal veterinario, abbiamo chiamato la comportamentalista per Freya e viene lunedì mattina a fargli la visita. E niente, vediamo che cosa ci dirà. È pronto il mio toast. Ho preso questi qua che sono tipo dei mix di bacche di goji, uvetta e noci. E noci, come mi è uscito? Noci. Io adoro le noci. E poi sto bevendo il succo ace. Ok, alla fine ho optato per il detox. Avevo troppa sete. Ho usato sto cosino che era di Andrea. Cioè no, non è che era. È di Andrea. Aveva preso lui per farsi le sue... il suo tè, le sue tisane. Non guardate le unghie che sono orribili. E niente, quindi l'ho usato perché quello di Fit Tea, quello proprio con la foglia, l'ho usato ieri e l'ho messo a lavare il lavastoviglie, che non so neanche se si può lavare il lavastoviglie, però vabbè. E quindi ho dovuto usare per forza uno di questi che io non ne avevo e gliel'ho rubata ad Andrea. E niente, ho messo poca acqua bollente perché ogni volta vi scotto, quindi faccio prima l'infusione con l'acqua bollente, poi ci aggiungo l'acqua fredda, così almeno riesco a berlo tranquillamente. Tutti uguali, coglioni. Avete fame? Avete fame? Uno. Ma che cos'è? Ma ci gioca? Non lo so che parte di Star Wars. Che bella la mia unghia, il mio unghio. L'altra volta quando ero andata a casa della Roby. Basta, sono qua. Porca troia, mi stava... Porca troia. L'altra volta a casa della Roby avevamo preso sto tristi formaggi ed erano buonissimi, quindi li ho voluti riprendere. Tra l'altro voglio farli col miele, mamma. Ah, ma non abbiamo il lardo. Mamma, quanto puzzano. Sono buoni. Lardo Sant'Andrea. Vabbè, arriviamo, mamma. Intanto io mi lavo tutte le due cose. Il tempo che vediamo i gatti che mangiano e poi arriviamo. Comunque, ecco che è tornato anche Kitara Kikibu. Si è mangiato anche Kitara Kikibu. E io preparo la torta allora. Ma sai come farli? Preparo la torta già fatta. Era in offerta, non potevo dirgli di no. No, poi avevo voglia di fare... Ma che luce power che c'è oggi. Avevo voglia di fare...
un dolcetto, cioè sinceramente non avevo voglia di farlo e quindi vedendola già fatta, quindi semplicemente versare è buona. Buongiorno, io ho praticamente fatto le pulizie di casa tutta la mattina, non ho ripreso perché mi sembrava un po' inutile e ho appena messo la maschera sul viso, quindi è già un quarto d'ora che ce l'ho. 11 minuti, deve stare su mezz'ora. E non si vede perché è una maschera trasparente del pacco che mi è arrivato ieri, che sarebbero i prodotti quelli coreani. Io adesso poi mi preparo, dopo devo uscire con mamma a fare delle commissioni, poi ritorno indietro, devo filmare il video che voi avrete già visto e poi dopo aspetto la Roberta che arriva, che andiamo a bere un caffè. Mia mamma mi ha appena portato il sushi. L'abbiamo mangiato anche ieri sera, ma siccome oggi io non ho mangiato niente a mezzogiorno, allora mi ha portato dal lavoro il sushi. E non guardate il casino, ma stavo facendo la foto dei blush di neve che mi sono arrivati. Tra l'altro non so perché è blu oggi questa fotocamera. Comunque sono un blush per ogni giorno della settimana, sono bellissimi, non vedo l'ora di usarli, sarebbero in crema. Questi si chiamano Blush Garden, eccoli qua, wow. La cosa figa è che finalmente l'S lunga ha fatto, come si dice, dentro al sushi ha messo la salsa di soia, perché di solito quelli dell'S lunga venivano venduti direttamente, cioè direttamente, senza né bacchette, senza salsa di soia, e se magari tu te lo volevi mangiare, che ne so, appena preso, non potevi perché dovevi, a parte mangiarlo con le mani, e poi se ti piace abbinarci la salsa di soia o anche il wasabi, non potevi perché dovevi tornare a casa o prenderla a parte, eccetera eccetera. E adesso hanno fatto questa confezioncina con il pesciolino, è bellissima, io la terrò, e le bacchette, così te lo puoi mangiare tipo appena te lo compri. Niente, adesso faccio la pappa e intanto ho tipo cazzeggiato su Snapchat, perché a volte faccio dei periodi a utilizzarlo tutti i giorni e dei periodi dove proprio non lo cago. Erano un po' dei giorni un po' mogi per me. E niente, adesso l'ho utilizzato e ho fatto tipo 8 video stupidissimi. Se non mi seguite, mi chiamo Gloria Fair anche lì. Tra l'altro avevo il profilo privato e adesso l'ho messo pubblico perché non sapevo di averlo privato. Ciao, stasera è la serata della pizza. Da che Gloria faceva la pizza in casa? Con... Sono anch'io! Te ci sei sempre, ci sei! Ne manca una, manca l'altra. Scusa, via Isa. Scusate. Texas Sniper, sì, lo sappiamo. Comunque dicevo, da che Gloria faceva la pizza con la pasta, adesso ci siamo presi bene a fare queste pizze che sono buonissime. Dove lavora Andrea, le prende. Sì, sì, sì. Se Texas Sniper lo sta facendo, non può farlo. Manca uno! Manca Dart! Vuoi tutti questi? Manca questo, mi manca 19 su 20, ragazzi. Dai, fai, che cosa c'è nel tuo Fanfung? Non è un Fanfung. Cosa c'è nel tuo Huawei? Come che si chiama? È un Mediacom. Cosa c'è nel tuo Mediacom? Vai. Allora, ragazzi, questa è la schermata principale. Stasera è una serata speciale, perché cosa c'è in TV, Agnela? C'era una volta. Ho una nipote pazza. Io non la conosco. Guarda che è una roba. Stiamo facendo la torta. E voilà, questa è la torta. Semplicissima. Vabbè, avrei voluto farci anche le striscettine di cioccolato bianco, ma mamma me l'ha impedito perché prima non avevo il cioccolato bianco, avevo quello scuro e non sarebbe venuta bene, perché la mia idea era quella di farlo col cioccolato bianco. Quindi quando mi fisso su quello, la mamma ultimamente non ha voglia di fare un tubo. Io avrei fatto volentieri le striscettine. Chi vuole la torta? Buongiorno, oggi sto facendo colazione tardi perché ho pulito casa e sono andata un attimo da mia mamma che aveva bisogno di me, e quindi sto facendo tutto tardi. Come mi piace un sacco sto cosino. E niente, oggi di colazione mi mangio la torta di ieri che ho fatto. Cioè, sta puntata è top, mi ha fatto proprio piangere. Sto guardando Undercover Boss, che figo, veramente bello. Oddio, basta. Mi sto preparando una specie di wrap, di egg wrap, non so come chiamarla. Vabbè, ho fatto i porri, poi ho preparato già la frittatina con i pomodori. Qui ho gli spinacini, un po' di noci. L'avocado che andrò a inserire all'interno della mia frittatina, del mio rotolo di frittata, e poi un po' di prosciutto per dare un po' di consistenza carnivora.
Vedete? Ecco come viene. E poi voi basta che lo arrotolate. Adesso con una mano che sto tenendo la videocamera mi viene difficile. Comunque fate così, lo arrotolate e fate il vostro wrap. Eccolo qua, non vedo l'ora di mangiarlo, è così invitante. Qua si vede meglio che c'è una luce migliore. Vedete come viene? Io ho già la seconda volta che lo faccio. L'avevo visto da un'americana farlo. Ciao, è sera e in questo pomeriggio, in questa giornata, io ho fatto un sacco di cose. Ho girato due video, mi sono struccata dopo essermi truccata. È arrivata Andrea dal lavoro. Sto preparando la cena. Il gatto si strizza sul calorifero. Che labbra rosse. Ho messo tutta la crema, tutte le cremine nuove, che tra l'altro ho fatto già il video, quindi se ve lo siete perso sui prodotti coreani lo trovate sul mio canale. Patata. Che fa papà? Che cosa sta facendo papà? Si prospetta una serata di editing. Vero Hunter? Si è spaventato. Tu sei ciccione. Mamma mia. Sei pronto per andare? Sì. Yeah! Situazione attuale, io non posso editare così con un bisunt sulla pancia di fianco al computer. Eh? Che faccia, guardate. Ci piacciono le popoline. Adesso noi ci guardiamo un film, giusto? Che film ci guardiamo? Home. 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 Dell'albino. Sì. Il gatto. Oggi è il giorno migliore di sempre. Chi è io? Mio nome è O. Chi è io? Io ho detto O. Ma O è Dobby. È Dobby. Parla anche come Dobby. Buongiorno. Guardate il gufo. Oggi mi sono fatta l'avena con le fragole mirtilli e niente, questa è la mia colazione col miele, poi ci ho messo. Era da tanto che non facevo l'avena cotta e ci metti veramente 3 secondi a farla ed è buonissima, quindi buongiorno. Oh, ecco, questa è la situazione pelle. Devo dire che si sono sbiancati moltissimo e stanno funzionando quei prodotti coreani, sono veramente veramente contenta. Non fate caso ai miei capelli, ma ripeto, mi sono proprio appena appena alzata e sono veramente orribile. Però niente, adesso faccio colazione. Oramai è sera e oggi non ho ripreso niente perché in realtà abbiamo pulito tutti gli animali. Io poi ho pulito casa, poi io ho fatto anche la torta, ho cucinato, non ho fatto niente di che. E quindi non ho ripreso niente. Poi siamo andati giù da mia cognata e mio fratello, Angela e Michele, e Isa, che c'è sempre. E quindi niente, non ho portato la videocamera. Io vi volevo salutare per chiudere questo weekly vlog. E sperando che vi sia piaciuto, vi rimando al prossimo video che sarà lunedì. Vi mando un grosso bacio. Ciao!